Ciao Michele, ci hai preso gusto, 2 gol in 4 minuti. Diciamo che è stato un gol importante perché ha sbloccato subito il risultato e in una partita come questa non era facile perché loro mentalmente erano già proiettati verso i play-out e quindi si sa, quando non si ha niente da perdere giochi anche con una mente più libera. Si è riusciti a sbloccare il risultato, è stato un gol importante, anche bello secondo me perché è venuto sul secondo palo e l'ho messa dentro dritta per dritta, quindi diciamo che è stato un gol importante più che bello. C'è una dedica particolare per questo gol? Guarda, io settimana scorsa ho fatto una gaffe, l'ho dedicato prima ai miei parenti e alla mia ragazza, però questo lo dedico a una persona che da tanto che non c'è più ed è stata una persona importante per me. È un Rimini che dicevo, è stato padrone del suo destino fino in fondo, ha vinto e avete agguantato questi benedetti playoff. Sì, dopo tante peripezie e un campionato che ci aveva visti molte volte altalenanti e con dei risultati che magari non rispecchiavano molto il nostro vero valore, oggi finalmente siamo riusciti a entrare in questi benedetti playoff, a entrarci addirittura da quarti, piazzati diciamo molto bene. Poi entrandoci così di slancio nelle ultime giornate credo che diano spinta in più rispetto magari che c'è stato per molto, soprattutto le prime tre che fino all'ultima giornata hanno giocato per vincere, magari un po' di delusione ancora nelle gambe ce la possono avere. Però noi ora ci siamo dentro, inizia un altro tipo di ambiente. Credo che sia una grande soddisfazione esserci, però ormai non basta, non c'è più nulla da perdere, sicuramente bisogna dare tutto perché noi giocatori, ma la società, anche i nostri tifosi se lo meritano, se dopo tante cose un po' così quest'anno riusciamo a ottenere il massimo, quindi siamo molto contenti. Oggi a Girenova una partita tutto sommato tranquilla per il Rimini, subito incanalata nella giusta direzione da questo nuovo bomber che risponde al nome di Michele Rinaldi. Sì, infatti oggi questo gol ci ha aperto un po' la strada, sapevamo che rispetto a altre partite in cui dovevamo inseguire, oggi eravamo dentro i playoff già dall'inizio partita, quindi avevamo un po' più da perdere rispetto a loro, eravamo magari un po' più contratti. Però questo gol ci ha spianato subito la strada e sapevamo che magari potevamo sbloccare in questi calci piazzati, come è successo poi perché hanno deciso la partita. Poi abbiamo controllato diciamo, molto bene il possesso palla e abbiamo portato a casa questi 3 punti importantissimi. Ora vi ritroverete faccia a faccia con il Verona. Sì, no, infatti col Verona tranquilli, non so, il mister non lo so se mi fa giocare perché ho visto ultimamente, no, a parte gli scherzi, a maggior ragione per me sono contento per qualsiasi, perché siamo nei playoff e perché ci giochiamo tutto, a maggior ragione ora ritrovare il Verona, in particolare anche per me e per rifarmi un po' perché io sono uno un po' testardo e mi autocritico molto spesso. Però ecco, c'è ancora maggior ragione, un modo per dare ancora di più una mano ai miei compagni e portarli dove io voglio arrivare, ma tutti noi vogliamo arrivare. Per te si rinnoverà anche il duello a distanza con Kanji del Verona, visto che siete compaesani. Sì, siamo compaesani, fortunatamente con lui ho uno score di vantaggio, 3 o 4 vittorie mie con un pareggio, lui speriamo che continui così, ecco, anche questa volta. Un Rimini che ci ha creduto fino in fondo e alla fine questi playoff sono arrivati. Sì, è andata bene, dai, avevamo parlato in settimana che ci voleva questa prestazione convinta qui a Giulianova perché insomma si sa che loro insomma, non avevano più niente da chiedere questo campionato, quindi era una questione di testa, di motivazione, di venire giù a giocare veramente con la testa. È andato tutto bene, siamo molto contenti e caricati per affrontare al meglio i playoff. Vi ritroverete faccia a faccia con il Verona. Io forse avrei preferito un altro avversario, ma insomma quest'anno il Verona ha detto bene a Rimini, sia l'andata che ritorna in regular season. Fare dei calcoli veramente era impossibile fino a pochi minuti fa. È chiaro che Verona sarà una montagna da scalare, una montagna altissima da scalare, perché conosciamo bene il valore. I precedenti purtroppo contano poco in questo momento, però credo che rispetto a loro noi ci arriviamo con una condizione mentale, una condizione generale che è sicuramente migliore della loro.
un Rimini che è lanciato a mille e anche sembra finalmente sia scoccata la scintilla con i tifosi. Quest'oggi quasi 400 alla seguito, speriamo, una speranza. È ovvio che è stata un'annata molto difficile per tutti, il fatto di esserci ritrovati oggi proprio nell'ultima occasione fa ben sperare. Adesso abbiamo bisogno veramente di tutti e mettiamo da parte tutto quello che è stato, anche perché insomma è vero che qualche delusione l'abbiamo data, ma c'è stato anche molto di buono in questa annata difficile. E quindi bisogna che ci facciamo trovare pronti tutti, noi e loro, per questa doppia sfida che ci può aprire le porte per la finalissima. Ti aspettavi di rincontrare il Verona, visto che oggi si è giocato questo match ball in casa? No, onestamente no. Le possibilità che io davo al Verona di fare i playoff contro di noi erano poche, però il calcio è questo e Porto Grosso è stato molto bravo. E adesso sono sfide che Rimini si merita e che al pubblico piacciono, perché è abituato Rimini a fare questo tipo di partite. 2-0 il gol che ha chiuso poi i giochi in questa sfida delicata per il Rimini, dicevamo, dalla quale il Giulianova non aveva nulla da chiedere, però insomma per il Rimini era importante Fabio Lebran, e il tuo gol è stato fondamentale un po' per mettervi al sicuro e per diciamo eliminare qualche patema di troppo magari nei minuti finali. Sì, gol della diciamo sicurezza tra virgolette, perché poi anche sul 2-0 non si può mai sapere, però magari loro sul 2-0 psicologicamente potevano mollare, magari sull'1-0 poteva succedere qualsiasi cosa, un mezzo rigore per portarli al pareggio che ci poteva condannare, ecco. Oggi dicevo anche durante la cronaca, voi due centrali difensivi, tu e Michele Rinaldi, vi siete fatti valere quasi più in attacco che in difesa. In difesa avete fatto il vostro dovere, ma in attacco insomma vi siete fatti sentire come? Sì, dai, abbiamo tolto le castagne dal fuoco, Rinaldi le ha tolte anche la domenica prima. E dai, sono contento. Poi alla fine i gol per me li può segnare anche il magazziniere, per carità, l'importante è segnare e vincere le partite. E adesso sotto con il Verona. Sì, il Verona, dai, è una squadra che magari nella parte finale del campionato può sembrare in calo sia psicologicamente, però ha dei valori assoluti nei giocatori, sia tecnici che fisici. Poi da loro parte hanno un gran pubblico sia al seguito che in casa. Dai, noi possiamo dire la nostra, siamo una squadra in salute, ci siamo ritrovati e sarà una grande sfida. Dai. Oggi anche il pubblico ha risposto presente da Rimini. Sì, sì, li abbiamo sentiti, sono contento, dai, siamo tutti contenti, fa piacere andare in trasferta e vedere che comunque la città ci tiene, i tifosi ci tengono e ci ha dato una grossa mano questo. C'è una dedica per questo gol? Ma la dedico magari ai ragazzi che quest'anno hanno giocato un po' meno, che magari spesso vanno in tribuna o vanno in panchina, e siccome ci sono passato anch'io e non è mai facile dai vedere non giocare, andare in tribuna, in panchina, però sono ragazzi che vi garantisco tutto l'anno, tutti gli allenamenti danno il massimo, però magari per delle scelte devono andare in campo 11, per cui dai, bisogna fare delle scelte, magari le scelte ricadono su di loro, però sono ragazzi fantastici, ecco.